Iniziamo un argomento che direi essere vitale e fondamentale poi per tutto quanto il lasso di tempo, il corso, i corsi e la scuola superiore da parte di chiunque frequenti sia gli studi tecnici che il liceo classico che il liceo scientifico, ovvero le equazioni di secondo grado. Subito andiamo a dare una definizione di equazione di secondo grado. Un'equazione si definisce, si dice di secondo grado, se dopo aver applicato i vari principi di equivalenza, quindi primo e secondo principio di equivalenza, applicate all'equazione di primo grado, si può scrivere un'equazione nella seguente forma, ovvero ax quadro più bx più c uguale 0 è chiamata equazione di secondo grado in forma normale, dove deve risultare che A, ovvero il coefficiente dietro il termine di grado massimo, ovvero x quadro, deve essere diverso da 0. Questo è importante perché altrimenti se A è 0 non abbiamo più a che fare con un'equazione di secondo grado, ma con un'equazione di primo grado. Allora, la prima equazione che ho scritto è l'equazione a cui cerchiamo sempre di ricondurci. Quindi, quando avremo delle equazioni da risolvere, dobbiamo sempre ricondurci alla forma normale, che qui ho anche indicato forma completa. Completa perché in questa equazione sono presenti sia i coefficienti a di x quadro che il coefficiente b di x che il coefficiente c che è chiamato, come sappiamo, termine noto. Questa è completa. Se c è 0, quindi se il termine noto è nulla, è nullo, avremmo che l'equazione di secondo grado diventa a squadro più bx uguale 0. In questo caso è chiamata equazione spuria, ovvero mancante del coefficiente c, ovvero del termine noto. Si dice pura invece se il coefficiente b dietro x a essere nullo, e in questo caso ci sono a e c che sono diversi da 0, e l'equazione è del tipo a squadro più c, ed è chiamata uguale 0, è chiamata pura. Infine, se b e c entrambi sono nulli, si parla di equazione monomia, perché abbiamo solamente x quadro uguale a 0, infatti abbiamo un monomio di secondo grado uguale a 0, quindi si chiama equazione monomia. Tutte questa è chiamata equazione di secondo grado in forma normale, ma anche in forma completa, come detto, perché appunto ci sono sia i coefficienti a che quello b che quello c. Queste tre fanno parte della categoria delle equazioni di secondo grado incomplete, di tipo incompleto, dove mancano in caso C, nell'altro B, nell'ultimo caso sia B che C, sono chiamate, ripeto ancora, rispettivamente spuria, pura e monomia. Allora, come nel caso che abbiamo già affrontato dei primi gradi, quale sarà lo scopo di un'equazione di secondo grado? Lo scopo di un'equazione di secondo grado non è né scomporla né fare altro, ma trovarne le eventuali soluzioni. Il grado, in questo caso, che è 2, ci dice che le soluzioni eventuali, se ci saranno, non è detto che ci siano, di questa equazione, di queste equazioni, no, saranno sicuramente 2, perché 2 è il grado della nostra equazione. In questo caso, come anche vale nel primo, ma varrà anche nel terzo, quarto, quinto grado, eccetera, le soluzioni sono dette radici, si parla di soluzioni o radici della nostra equazione di secondo grado. E sono quei numeri, quelle costanti, che buttati dentro al posto della x, ci danno 0 uguale 0, cioè ci verificano appunto la nostra eguaglianza. Quindi, se vogliamo fare subito qualche esempio, quindi questa è la presentazione riguardante un'equazione di secondo grado, se volessimo fare subito un esempio, abbiamo che suponiamo di avere una equazione del tipo x al quadrato, meno 5x più 6 uguale 0. Questa è un'equazione di secondo grado in forma completa, anche detto in forma normale, in quanto abbiamo che A, vedete, vale 1, B vale meno 5, il termine noto C vale invece 6. Bene, in questo caso sappiamo che possiamo naturalmente utilizzare la legge di annullamento del prodotto e quindi scomporre questo trinomio di secondo grado a sinistra, che tra l'altro è un trinomio di tipo particolare. E avremo evidentemente che la scomponendo di squadro 5x più 6, la scomposizione di questo è x meno 3 per x meno 2. E si trova quindi che in sostanza, se andassimo a sostituire il valore 2, vedrebbe un 2 al quadrato, meno 5 che moltiplica 2, più 6. Come vedete, viene un 6 più 4, 10, meno 10, 0 uguale 0. Lo stesso discorso capiterebbe per 3, perché verrebbe un 3 elevato al quadrato, meno 15, 3 per 5 più 6. Anche qui abbiamo 9 più 6 fa 15.
di nuovo 0 uguale 0. Come vedete, le due soluzioni 2 e 3, che sono le uniche soluzioni di questa equazione di secondo grado, verificano la nostra equazione. Le soluzioni che prenderemo in questo caso per le equazioni di secondo grado sono tutte soluzioni reali, quindi non parleremo di eventuali soluzioni di tipo complesso. Bene, detto questo, la domanda è, nel caso delle equazioni di primo grado, noi come dicevamo, come trovavamo la soluzione? Diciamo che non è che dovevamo pensare a un numero che messo là dentro ci verificava 0 uguale 0. Sì, questo è un modo. Come facevamo? Applicavamo i due principi di equivalenza, il primo, sommando ad ambo i membri lo stesso numero diverso da 0, il risultato non cambia, oppure moltiplicando ad ambo i membri il secondo principio. Sfruttando i due principi, la regola della cancellazione e altre piccole regolette, arrivavamo a un ax uguale b, dividendo ambo i membri per a, x uguale b su a era l'unica soluzione della nostra equazione di primo grado che ci verificava appunto l'equazione di primo grado. Nel caso però del secondo, o riusciamo a scomporre e quindi a applicare, come abbiamo visto nei casi nella sezione riguardante l'equazione di primo grado, la legge dell'annullamento del prodotto, quindi o prendiamo il nostro teorema di secondo grado, lo scomponiamo e a quel punto applichiamo la legge dell'annullamento del prodotto e troviamo le due soluzioni, oppure dobbiamo cercare una tecnica, un modo che ci consente di trovare immediatamente, quindi non per forza che noi dobbiamo metterci a scomporre quel triangolo di secondo grado. Si può fare, ma ci deve essere sicuramente, ci sarà e c'è, e adesso ve la mostro, una tecnica che ci consente proprio di trovare immediatamente le radici o dette anche soluzioni dell'equazione di secondo grado. Prima di vederla, vorrei appunto vedere un argomento importante, proprio ci introdurrà poi alla determinazione di queste radici, di queste due radici dell'equazione di secondo grado, che si chiama metodo del completamento del quadrato. Vediamo di che cosa si tratta. Metodo del completamento del quadrato. Allora, così come ci dice il titolo, diciamo, è una cosa che non ci dice niente, non sappiamo a cosa si possa riferire. Allora, intanto, questo metodo ci dà, non sarà la regola risolutiva per risolvere l'equazione di secondo grado, ma è un metodo che ci dà la possibilità, sempre e comunque, di trovare, eventualmente, perché attenzione che non è detto che un'equazione abbia soluzioni, può capitare che un'equazione del tipo ax quadro bx più c, ovvero in forma completa e in forma normale, come quella che abbiamo visto prima, potrebbe non ammettere soluzioni. Non so, come ci capita anche nel primo grado, no? Potrebbe essere impossibile, indeterminata, insomma potrebbe non avere soluzioni. Potrebbe averne due di radice o soluzioni diverse, potrebbe essere che potrebbe averne anche due uguali. Sono sempre due, ma sono uguali, coincidenti fra loro. Quindi queste sono le tre possibilità. Il metodo che vi faccio vedere adesso è un metodo che ci consente, un'opportunità, che ci consente di determinare proprio le soluzioni di questo polinomio, di questa equazione del tipo ax quadro più bx più c. Supponiamo di averla, proprio di considerarla. Quindi facciamolo prima di tutto in generale, poi vi faccio vedere con un esempio come sarà facile. Supponiamo di avere di fronte un'equazione di secondo grado, di tipo normale completo, ovvero ax quadro bx più c, con a, coefficiente di x quadro, b, coefficiente di x e c, termine noto, tutti quanti diversi da 0. Quindi questo metodo lo applichiamo nell'ipotesi che sia a, che b, che c siano diversi da 0. Non vale, si può applicare, ma lo stiamo facendo, questa dimostrazione, questo metodo lo stiamo facendo vedere nel caso in cui i coefficienti a, b e c, rispettivamente di x quadro, x e il termine noto, siano diversi da 0. Allora, per prima cosa, andiamo a portare il nostro c, il termine noto, da sinistra a destra, quindi lo cambiamo di segno, quindi abbiamo ax quadro più bx uguale meno c. Dopodiché andiamo a dividere tutti i termini, quindi questi due addendi e il membro di destra, per il nostro coefficiente a. Quindi avremo, naturalmente questo è il motivo per il quale a appunto è supposto diverso da 0. Quindi avremo x quadro, perché a diviso a fa 1, più b diviso a per x uguale meno c su a. Allora, chi sta guardando questo metodo e chi naturalmente segue e frequenta l'università e ha visto altre mie sezioni, in particolare magari
quelle sugli integrali tipo particolare, noterà che questo tipo di metodo assomiglia a un qualcosa che ho già trattato in altri argomenti. Adesso guardiamo questi due termini, guardiamoli con grande attenzione. Servirebbe questo x quadro più b su a per x, ricordiamo che b su a e non c su a sono costanti, sono numeri, sembrerebbe l'inizio dello sviluppo del quadrato di un binomio. Ricordiamo che il quadrato di un binomio è quadro del primo, quindi non so, x, supponiamo di avere x, non so, x più 2 al quadrato. Com'è il quadro di questo x più 2? Sviluppato. Lo sviluppo sarà x quadro più 2 per x per 2, perché c'è il doppio prodotto, più 4. Vedete che i primi due termini assomigliano molto a questi due, perché abbiamo il termine x quadro che ci fa vedere che il primo dei due protagonisti del nostro binomio al quadrato sarebbe x, qui sarebbe x. E il suo per x sarebbe il nostro 4x. Potremmo fare il nostro 4x, cioè il termine di mezzo dello sviluppo. 4x cosa contiene? Contiene l'x del primo protagonista, poi contiene il 2 che è il secondo protagonista, e poi contiene il 2 del doppio prodotto. Quindi cosa si potrebbe fare? Bene, si potrebbe tranquillamente, immaginando che noi vogliamo supporre che questo sia l'inizio del quadrato di un binomio, si potrebbe pensare che questo qua cosa manca? Manca del termine 2. Allora, se noi dividiamo questo b su a per x per 2, avremo un b su a per x diviso 2, cioè avremo sostanzialmente che se nell'espressione di quell'x su 2 al quadrato, adesso ho cancellato, la riscrivo, no? Avete visto che nell'espressione di questo x su 2 al quadrato avevo x quadro più 4x più 4. Se io tolgo se io divido 4x per 2, ottengo 2 per x. Vedete che ottengo proprio il secondo protagonista e il primo protagonista. Quindi se io divido questo b su a per x per 2, sono certo al 100% che ottengo x, naturalmente lo vedo, è il primo protagonista, e l'altro termine che moltiplica x sarà proprio il mio secondo protagonista. Allora vuol dire che se io qui divido b su a per x, lo divido per 2, ricordo che la divisione la posso tranquillamente trasformare in moltiplicazione, allora che questo lo posso scrivere come b su 2 per a, su, b su 2a per x, dove questo 2 lo posso scrivere come per un mezzo va sotto col 2, con l'a, quindi b su 2a per x. E quindi se x è x quadro, b su 2a dovrebbe essere il mio secondo protagonista del mio x più 2 al quadrato che ho inventato prima. Quindi il mio secondo il mio protagonista del mio quadrato di binomio. E quindi allora adesso cosa faccio? Nel momento che qui sto sviluppando il quadrato, quindi ho fatto quadrato del primo, doppio prodotto, qui cosa ci dovrebbe essere come terzo termine? Ci dovrebbe essere il mio b su a per x, scusa, il mio b su a al quadrato. E quindi se riscriviamo questo x quadro b su a per x uguale a c su a e aggiungiamo questo quadrato, avremo il quadrato del primo che appunto c'è già ed è x quadro, più b su a per x è il nostro doppio prodotto, più sicuramente perché è un quadrato. Se io vado a fare il quadrato di b su 2a, avrò il quadrato di su, che è b quadro, il quadrato di 2a è 4a al quadrato. Eccolo qua. Ma facendo così io ho cambiato tutto quanto, ho inventato un numero. Per evitare di incappare in una mia invenzione, quindi per evitare di non so, sballottare tutto, cosa faccio? Scrivo meno b quadro su 2a, l'ho aggiunto e lo tolgo, uguale meno c su a. Se io dire questo o dire questo è la stessa cosa, perché ho aggiunto e tolto questo termine qui che sappiamo valere 0. Quindi io posso scrivere milioni di volte questo più meno, tanto è sempre 0. Adesso a questo punto cosa dirò? Dirò che se guardo questo, sono certo che questi primi tre termini sono lo sviluppo di che quadrato? Sono lo sviluppo di tutto più, quindi è x più b su 2a tutto quanto al quadrato. Allora, se adesso questo me lo ricordo su 4 a quadro, lo porto da sinistra a destra, lo cambio di segno, avrò uguale b al quadrato fratto 4a al quadrato meno c fratto a. Bene. Andiamo avanti con i passaggi. Il termine di sinistra
l'ho scritto così. Adesso cancello questi passaggi su. Se nel membro di destra semplicemente vado a effettuare un minimo comune multiplo, che è 4 a 4, allora scrivo il membro di sinistra, che è x più b su 2a tutto al quadrato, d'altronde me lo sono fatto venire io con un giochetto algebrico, uguale, beh, minimo comune multiplo è sicuramente 4a al quadrato, diviso 4a al quadrato 1 per b quadro, b al quadrato, c'è un meno, attenzione, 4a quadro diviso a fa 2a, 4a quadro diviso a 4a quadro diviso a fa 4a per c e meno 4c. Bene, attenzione adesso. Notiamo che per risolvere questa equazione basterà elevare la radice quadrata da una parte dall'altra. Quindi mettere una radice quadrata da una parte e dall'altra. Faccio notare che questa quantità qui, x più 2a, x più b su 2a al quadrato, essendo al quadrato è sicuramente una quantità positiva. Faccio poi notare che la quantità a destra al denominatore è sicuramente positiva, in quanto il denominatore di questa quantità a destra è composto da un 4, che è una costante positiva, e da un numero al quadrato a quadro, che è senza dubbio un qualcosa di positivo. L'unica cosa che non è sempre positiva è questo numeratore qui, b quadro meno 4c. Come detto, a questo punto elevo, metto la radice da una parte e dall'altra, e se lo faccio avrò radice di x più b su 2a al quadrato uguale la radice di b al quadrato meno 4c diviso 4a al quadrato. Bene. A questo punto risolvo queste due espressioni radicali. Allora, la radice di questo x più b su 2a al quadrato fa sì che il quadrato, ovvero l'indice della radice con l'esponente al radicato 2, se ne vanno. Ma quando usciamo fuori, non esce fuori x più 2a, ma esce fuori modulo di x più b su 2a. Perché? Beh, perché non conosciamo se questo x più b su 2a sia positivo. Questo rimane una radice. Nel secondo membro invece possiamo applicare il teorema del quoziente dei radicali. Tutto questo sto radice può essere scritto come questo numeratore sto radice diviso questo denominatore sto radice. Quindi possiamo scrivere questo come radice di b al quadrato meno 4ac tutto diviso la radice di 4a al quadrato. Bene, a questo punto cancello il passaggio per di giù. Io so che il modulo di x più b su 2a vale x più b su 2a, se x più b su 2a è positivo, o al massimo uguale a 0, oppure meno x meno b su 2a, se x più b su 2a è minore di 0. Abbiamo visto il concetto di valore assoluto, l'abbiamo visto nelle precedenti lezioni, quindi lo conosciamo già. La radice di 4a al quadrato sicuramente esce fuori come 2a, su questo non ci sono dubbi. E quindi, se questo più o meno dell'uscita fuori del valore lo mettiamo dall'altra parte, possiamo scrivere questo come x più b su 2a, dove il più possiamo scrivere questo come più o meno, uguale radice di b al quadrato meno 4ac diviso 2a. Beh, su questo sicuramente non ci sono certamente dubbi, no? D'altronde facciamo notare che a questo punto, se applico il secondo principio di equivalenza, questo più o meno, metterlo qui o metterlo dall'altra parte non cambia niente. Ed ecco il motivo per il quale, cari ragazzi, quando io scrivo x quadro uguale 1, so, dico a chi ha dei dubbi, x quadro uguale 1 sarebbe modulo di x uguale radice di 1, x uguale più o meno radice di 1. Quindi è questo il motivo per il quale c'è quel più o meno. Il più o meno viene fuori dal modulo che viene a sinistra, non a destra. E quindi avremo che x più b fratto 2a possiamo scrivere come più o meno la radice quadrata di b al quadrato meno 4ac diviso 2a. Questo è quello che otteniamo. Adesso a questo punto
se portiamo questo B su 2A del membro di sinistra da sinistra a destra, e quindi lo cambiamo di segno, otteniamo che x che rimane a sinistra è uguale a meno b fratto 2a più o meno la radice di questo b quadro meno 4ac diviso 2a. Se adesso al membro di destra facciamo un minimo comune mutuo che è 2a, ecco che otteniamo x uguale, naturalmente minimo comune mutuo 2a, sommiamo semplicemente i rispettivi numeratori, otteniamo meno b più o meno la radice di b quadro meno 4ac. Beh, che cos'è questa? Beh, chi sta guardando, chi conosce già l'equazione di secondo grado e vuole guardarla perché magari non si sente sicuro su qualcosa, potrà notare come questa qui rappresenta, questa espressione, x uguale meno b più o meno la radice quadrata di b quadro meno 4ac per 2a, rappresenta l'espressione che è chiamata formula risolutiva, che ci consente proprio di, perché l'abbiamo calcolata e l'abbiamo ricavata dal metodo del completamento del quadrato, perché cosa abbiamo fatto? Vedete, abbiamo completato quell'x quadro più b su a per x, lo abbiamo completato come quadrato, quindi metodo del completamento del quadrato è quello, che ho utilizzato anche in altre sezioni, come vi ho già ripetuto, e che ci è servito per determinare la cosiddetta, ancora diciamo, formula risolutiva che ci consente di trovare, perché questo più o meno, una volta più, una volta meno, le due eventuali soluzioni che verificano la nostra equazione di secondo grado di tipo x quadro più bx più c. No, facciamo notare come questo radice di b quadro meno 4c, che è l'unico termine di questa radice, è chiamato discriminante e si indica con una lettera greca che ha il nome di, per chi non fa il liceo classico, per chi fa lo scientifico, di delta. Delta, infatti, è non tutta quanta la radice, ma è proprio il radicando di questo termine, ovvero b quadro meno 4ac. Questo valore di delta è un valore molto importante, perché sarà il valore del radicando di quella radice quadrata che ci stabilirà se le soluzioni che soddisfano il nostro x quadro b più c sono due reali e diverse l'una dall'altra, se sono due soluzioni uguali o se non ci sono soluzioni. Prendiamo adesso facciamo questa discussione e diciamo subito che facciamo tre casi. I casi possibili di questo valore dentro la radice, lo sappiamo, sono tre. Il primo è il delta è un numero positivo, no? Beh, se il delta è positivo, sappiamo che tra l'altro la condizione di esistenza di un radicale è radicando maggiore o uguale a zero. Quindi i primi due casi sono sicuramente due casi che vanno bene, perché il delta, ovvero questo numero b quadro meno 4c, è un numero o positivo o uguale a 0. Bene, però succedono due cose differenti a seconda che questo numero sia maggiore o uguale a 0. Faccio notare che il terzo caso è il caso del delta, può capitare nei calcoli che venga un numero negativo. Bene, diciamo subito, partiamo subito dal numero 3, visto che è il caso che magari può fare più paura. In realtà, se un numero dentro una radice quadrata, questa sarà sempre una radice quadrata, non può essere una radice di indice dispari, quindi sarà sempre una radice quadrata, quindi di indice pari, per la condizione di esistenza non potrà mai esserci un numero negativo qua dentro. Quindi, se diventa negativo, possiamo subito dire che ax al quadrato più bx più c, che ricordo uguale a 0, è l'equazione di secondo grado da cui abbiamo ricavato questa formula, non ammette soluzioni reali. Non ammette soluzioni reali. Attenzione, nel gergo che potete trovare, che vi dirà il vostro professore, la vostra professoressa, il vostro professore potrà dire è impossibile. Questa parola non mi piace molto, perché non è la parola impossibile vuol dire che non possiamo mai trovare delle soluzioni che soddisfano queste equazioni. In realtà non è così, perché questa, se qua dentro la radice viene un numero negativo, le soluzioni ci sono lo stesso, non saranno reali, saranno complesse coniugate, ma saranno comunque soluzioni. Quindi la parola impossibile, su questo ci sarebbe da discutere un po', per dissertare, visto che non è questo il luogo dove discutere e dissertare. Diciamo che la risposta è non ammette soluzioni reali, cioè visto che noi stiamo lavorando e durante tutta quanta la scuola superiore, tranne un argomento che appunto sono numeri complessi, che si fa mi sembra in quarta liceo scientifico adesso, nuovi programmi ministeriali,
Tranne l'argomento che riguarda i numeri complessi, noi lavoriamo sempre nel campo dei numeri reali. Quindi in questo campo, in questo campionato, nel campionato dei reali, questa equazione, diciamo, si può dire impossibile, cioè non ammette soluzione nel campo dei numeri reali, che si scrive come non esiste nessun x appartenente reali che soddisfa la nostra equazione. Bene, vediamo però i due casi, che sono i casi molto importanti. Allora, se qui dentro la radice quadrata ci viene un numero positivo, beh, abbiamo la certezza sicuramente che le soluzioni saranno una col più e l'altra col meno. E quindi se il delta è positivo, cioè se questo numero b quadrato quadrato c dentro la radice quadrata è positivo, la nostra ax al quadrato più bx più c uguale 0, cioè la nostra equazione, ammetterà due soluzioni, e su questo eravamo convinti che fossero due, naturalmente reali, si dice e distinte. La parola distinte in italiano significa diverse, infatti sarà una relativa col segno più e l'altra relativamente al segno meno. Attenzione che se il delta è 0, la radice di 0 è 0. E allora questo qui scompare. E allora guardate, avrò meno b più o meno 0 fratto 2a. E meno b più o meno 0 è meno b. E quindi verrebbe fuori che la nostra ax al quadrato più bx su c è uguale a 0 quando x è uguale a meno b su 2a. Bene, adesso uno potrebbe alzare la mano e chiedere, ma com'è possibile che la nostra equazione secondo grado ammette due soluzioni, visto che il secondo grado quindi ammette una sola che è meno b su 2a? Perché meno b su 2a è una sola soluzione, non sono due. No, la risposta non è proprio così. Le soluzioni sono sempre due. Sono sempre due. Due, ma uguali fra loro. Quindi non è corretto scrivere, quando andiamo a calcolare le soluzioni mediante la regola risolutiva di un'equazione secondo grado a x quadro bx più c uguale a 0, è sempre meglio mettere qui 1,2, dove questo 1,2 sta a significare che le soluzioni saranno comunque 2 qualora il delta non venga negativo. 2 o reali o distinte se il delta su questo numero qua b quadro c è positivo. 2 uguali e soluzioni si dice reali, e attenzione 2 e coincidenti. Non so, faccio anche l'esempio banale: x al quadrato uguale 0. Questa è un'equazione monomia, mancante cioè del termine b e del determinato c, ma che comunque ammette due soluzioni, non una. Quindi rispondere x uguale 0 non è sbagliato, è diciamo impreciso. La risposta è x 1,2 uguale 0. Significa che questa soluzione 0 si dice, in gergo, che ha molteplicità algebrica pari a 2, vuol dire che è contata due volte, una per una soluzione e una per l'altra. Stesso discorso, se io ho x meno 1 al quadrato uguale 0, cosa dicono tutti quanti? X uguale 1, no, x 1,2 uguale 1. Infatti se io vado a sviluppare questo quadrato avrò x quadro meno 2x più 1 uguale 0. Bene, se io dovessi risolvere dall'inizio, dalla partenza di questa equazione x quadro b su c l'equazione, non riconoscessi che questo fosse lo sviluppo del quadrato di un binomio, andrei a calcolare la mia regola risolutiva, eccola qua, e troverei proprio che x 1,2 è uguale a meno b, quindi 2, diviso 2a, 2, 1. Ma attenzione che 1 è una soluzione contata due volte, quindi in molteplicità algebrica detta pari a 2, quindi vale x con 1 vale 1, x con 2 vale 1. Quindi attenzione che x 1,2 pari a 1, non x uguale 1. Non è sbagliato dire x uguale 1, ma è meglio dire x 1,2 uguale 1. Quindi capite che questa piccola tabellina che io vi ho fornito ci consente proprio di di trovare a priori, quindi senza subito applicare questa forma, ma già dal calcolo del nostro delta, ci consente di stabilire quante soluzioni, che tipo di soluzioni l'equazione ammette, e se le ammette, perché qualora fosse un delta negativo non le ammetterebbe. Allora, vediamo di, questa è la nostra formula, la andiamo a scrivere in alto, esiste, e vi dico subito che si fa nelle scuole la cosiddetta formula ridotta, che adesso vi farò vedere, ma vi dico subito che io non la prediligo moltissimo, perché ritengo che l'ideale è la formula risolutiva. Allora andiamo a scrivere intanto
dobbiamo cominciare a fissarcela bene in mente, la formula risolutiva che ci consente di calcolare le due eventuali soluzioni di un'equazione di secondo grado. La descriviamo qui. Naturalmente vi faccio notare, per chi non l'avesse capito, A, B e C sono numeri coefficienti, quindi questo membro di destra è un membro costituito da soli numeri, non ci sono x, l'x è solamente qui, e dove mettiamo 1,2 per precisione, per correttezza, come abbiamo detto. Bene, come detto, nell'applicazione di questa ax quadro bx più c uguale a 0, quindi data la nostra equazione di secondo grado in forma completa, in forma normale, eccola qua, si può anche, volendo, scegliere di non applicare quella formula risolutiva, ma applicare una ridotta. Si fa in questa maniera. Allora, partiamo dal nostro x uguale meno b, più o meno la riscriviamo questa. C'è un modo di applicare, di utilizzare una formula che è chiamata ridotta. Esiste anche una cosiddetta ridottissima, ma io vi parlerò solamente della ridotta, perché già questa la ritengo una spiegazione superflua, ma che va fatta perché qualcuno lo vuole sapere, è giusto farglielo vedere. Allora, se dentro il nostro, radicando la nostra radice quadrata, vedo che si chiama delta. Bene, se noi nel nostro delta andassimo a raccogliere un 4, andare a raccogliere un 4 vuol dire moltiplicare e dividere per 4. Andiamo a farlo, questo viene meno b più o meno. Dentro la radice quadrata raccogliamo un 4, se raccogliamo un 4 dobbiamo anche dividere per quel 4. Quindi avremo 4 che moltiplica un b al quadrato diviso 4 meno ac, perché 4 quarti se ne va e si semplifica, diviso il nostro 2a. Bene, a questo punto applichiamo il teorema del prodotto dei radicali. Ricordo che la radice quadrata di questo prodotto fra 4 e b quadro fratto 4 meno c si può scrivere come uguale, lo facciamo, meno b più o meno la radice quadrata di 4 per la radice quadrata di b quadro, di b quadro fratto 4 meno ac. Sappiamo questa regola del prodotto abbastanza ormai assimilata e acquisita. La radice di 4 sappiamo essere 2, quindi questo lo possiamo scrivere come meno b più o meno, questo diventa 2, e questo rimane radice di, bene, se al posto di b quadro quarti scriviamo b mezzi, perché b è b quadro è il quadrato di b, 4 è il quadrato di 2 meno c, fratto 2a, come vedete, a questo punto, andiamo lì in alto a scrivere, se dividiamo tutto quanto per 2, ovvero dividiamo per 2 sia il numeratore che il denominatore, o meglio, possiamo anche dire, se al numeratore raccogliessimo un 2 a fattor comune, quindi vuol dire moltiplicare e dividere per 2, scriveremmo x uguale 2 in evidenza, aperta quadra, qui naturalmente sarebbe dividere per 2, quindi diventa un meno b fratto 2, no? Più o meno, 2 mezzi viene appunto 1, quindi rimane la radice di questo b fratto 2 tutto al quadrato, questo meno ac che è sempre stato così dall'inizio. Chiusa la parentesi, diviso 2a. A questo punto vedete che il 2 e il 2 io li posso semplificare e quindi ho ottenuto proprio l'espressione, l'espressione della nostra formula risolutiva chiamata in forma ridotta, che è questa, ovvero x 1,2, perché è meglio per esattezza mettere, uguale, meno b mezzi, più o meno, radice quadrata di b mezzi al quadrato, meno ac, tutto diviso a. Ecco qui che abbiamo proprio scritto la nostra regola risolutiva ridotta, eccola qua. Se volete, se preferite, possiamo applicare questa. Allora, facciamo due esempi di come si applicano la formula risolutiva normale e quella ridotta, che poi, tra l'altro, è la stessa cosa, proprio per vedere come si fa a trovare le soluzioni. Vediamo ad esempio di considerare trinomio di questo tipo. Un'equazione di questo tipo, 2x quadro più x meno 3 uguale 0. Supponiamo di voler trovare le soluzioni di questa equazione. Un'equazione in forma normale, completa, quindi abbiamo che
se all'inizio siamo all'inizio, cosa facciamo? Ci scriviamo chi è A, vale 2, B non c'è, quindi vale 1, C vale meno 3, il termine noto. Allora, x 1,2, applichiamo la formula risolutiva normale, sarà meno b, andiamo a copiare, meno 1, più o meno, radice di il delta, b quadro meno 4c, quindi va là, b quadro è 1 al quadrato, meno 4 che moltiplica? A che è 2, c che è meno 3. Mettiamo sempre le parentesi in modo tale che non ci incasiniamo con eventuali errori di segno. Questo qui è un 2, eh? Diviso 2a, 2 per 2, uguale. Vedete che a sinistra vengono solo numeri, coefficienti, quindi abbiamo meno 1, più o meno radice di allora, 1 al quadrato è 1. Meno, prima i segni, meno per meno più, quindi abbiamo la certezza che dentro la radice il radicando è positivo, quindi il delta sarà positivo. 4 per 2, 8 per 3, 24. 24, 2 per 2, 4. E quindi cancelliamo su, abbiamo trovato che qua viene una radice di 25, qui viene un 2, qua viene un 4, sappiamo che la radice di 25 è 5, e quindi vediamo che la soluzione sono meno 1 più o meno 5, fatto 4. A questo punto si fa qui una biforcazione, si usa fare, e si risolve, abbiamo meno 1 più 5 fatto 4, e qui abbiamo meno 1 meno 5 fatto 4, uguale 5 meno 1, 4, diviso 4, 1. 1 la soluzione, meno 5, meno 1, meno 6, diviso 4 viene un meno 6 quarti, entrambi i 6 quarti sono divisibili per 2, quindi l'altra soluzione scrivo qua è meno 3 mezzi. X uguale 1 è meno 3 mezzi, sono le soluzioni che verificano sicuramente questa equazione. Pertanto, facciamo vedere adesso un esempio con la formula ridotta, che ripeto è la stessa cosa perché comunque non cambia assolutamente niente. Vedete che l'ideale è all'inizio, se non siamo sicuri, scriviamoci in alto a destra un sistemino con i valori di A, di B, di C, in modo tale da non, con la mente a volte ci si incasina un po'. Supponiamo di voler risolvere questa, x quadro. La formula ridotta, diciamo, è buona, può essere utile da applicare quando abbiamo a che fare con dei numeroni grossi, quindi non so, meno 12x più 27 uguale 0. Ecco, capiamo che qui effettivamente potrebbe esserci un fastidio, un imbarazzo, diciamo, nel calcolare certi numeri grossi, anche se ormai con le calcolatrici che tutti quanti possono usare, per poi non parlare degli eventuali software che uno può avere anche mediante il telefono e tutto quanto, vabbè, questo è un altro discorso. Comunque, scriviamo da parte la nostra formula risolutiva di tipo ridotto, che è meno b mezzi più o meno la radice quadrata di questo b mezzi, che ricordiamo va elevato al quadrato, tutto quanto meno ac, tutto diviso a. No? Come al solito da parte ci scriviamo che A è 1 questa volta, B attenzione vale meno 12 e C vale proprio 27. Andiamo a scriverci la nostra formula ridotta, risolutiva di tipo ridotta. Allora, meno B mezzo, meno B, allora, meno 12 mezzi, quindi mettiamo la parentesi visto che c'è un meno dietro, poi abbiamo il più o meno e scriviamo la nostra radice. Allora, apriamo la parentesi, B è meno 12. Abbiamo b mezzi, quindi meno 12 mezzi. Questo risultato lo eleveremo al quadrato, quindi anche se fosse un meno lì verrà meno 6, diventerà un 36 perché sarà al quadrato. Meno c sarà un meno 1 che moltiplica 27, perché c è proprio 27, no? Diviso 1 che è il nostro a. Visto che questa frazione diviso 1 non è più una frazione, diventa qualcosa di intero, cancelliamo i termini che abbiamo visto, quindi abbiamo. Allora, x sarà uguale a allora, meno 12 mezzi è meno 6, per meno più 6, 6, quindi scriviamo qua, più o meno, vedete, qui c'è il vantaggio che non c'è la frazione, vantaggio, cioè è un qualcosa di più comodo, la radice quadrata di, allora, meno 12 mezzi abbiamo visto che fa meno 6, al quadrato viene un 36, meno 1 per 27, col meno è meno 27, uguale 6 più o meno radice di 9, perché 36 meno 27 è appunto 9, radice di 9 è 3, quindi viene che x 1,2 è 6 più o meno 3, e cioè in sostanza 6 più 3 è 9, 6 meno 3 è 3, cioè abbiamo trovato in definitiva
facilmente, vedete, con numeri grandi, che le due soluzioni sono 9 e 3, e sono due soluzioni dell'equazione di secondo grado che verificano quell'equazione. Su questo ne abbiamo la certezza. Bene, volevo a questo punto, dopo aver fatto questo esempio, concludere questa lezione che la allungo un pochino, visto che è una lezione, la prima lezione, ma direi la più importante, proprio per farci capire, e spero di aver fatto una buona lezione, quindi di potervi servire. Andiamo a fare una... volevo fare un piccolo ripasso su tipi di equazioni. Ho visto che normalmente l'equazione di tipo completa, di tipo normale, è ax squared bx più c uguale a 0, che per essere risolta può essere risolta applicando o primo metodo, o prendiamo il nostro trinomio di secondo grado, applichiamo una scomposizione se vogliamo, applichiamo la legge di annullamento del prodotto e abbiamo trovato le due soluzioni. Secondo metodo, che è riguardante la sezione che stiamo affrontando, è regola risolutiva normale o regola risolutiva di tipo ridotto. Ma poi, naturalmente, non sempre abbiamo a che fare con un'equazione di tipo normale, di tipo completo. Cominciamo con considerare un'equazione di tipo, abbiamo detto, equazioni spurie. Abbiamo chiamate le spurie, abbiamo chiamate equazioni del tipo ax quadro più bx uguale 0. Quelle del tipo 2 abbiamo indicate, no? Bene, le spurie sono equazioni che non necessitano, poi uno se vuole può fare, ma non necessitano dell'utilizzo della formula né risolutiva ridotta, perché in questo caso, vedete, è sufficiente che si raccolga un x a fattore comune e una delle due soluzioni, quindi sarà sempre, questo tipo di equazione, ve lo dico subito, la spuria, ha sempre un delta positivo, sempre e comunque, quindi non c'è la possibilità che il delta venga negativo o uguale a 0, mai, perché una delle due soluzioni, vedete, se io raccolgo a fattore comune un x, avrò qui una x più b, e come vedete qui, se io vado ad applicare la legge di annullamento del prodotto, una delle soluzioni è senza dubbio 0. 0 è una soluzione da considerarsi reale, l'altra non potrà mai essere 0. E quindi, conseguentemente, avremo che questa qui, attenzione, ha sempre un delta positivo e una delle soluzioni è sempre 0. Esempio, supponiamo di avere questa equazione di 6x quadro meno 5x uguale a 0. Beh, qui è chiaro che non ci mettiamo a applicare la regola risolutiva, raccogliamo un bel x, a fattore comune, e sappiamo già che il delta sarà positivo e una delle due soluzioni è sicuramente 0, e viene un 6x meno 5. A questo punto applichiamo la legge di annullamento del prodotto, otteniamo che x per 1 è sicuramente 0. 6x meno 5 è sicuramente 0, a questo punto dividendo ambo i membri, apportando il meno 5 da sinistra a destra, abbiamo a che fare con un'equazione di primo grado, dividendo per 6, ecco che la soluzione è x uguale, x con 2 uguale a 5 sesti. 5 sesti 0 sono le due soluzioni che soddisfano la mia, 6x quadro meno 5x uguale 0. Quindi, scusa, ho parlato troppo. Evidentemente, se ho a che fare quindi con un'equazione di tipo spuria, ovvero mancante del termine noto, con c uguale 0, a x quadro bx più c con a e b diversi da 0 naturalmente, ricordo, mettiamo sempre in evidenza la x, raccogliamo sempre la x e otterremo due soluzioni reali sempre distinte, quindi con delta maggiore di 0, di cui una sicuramente è sempre x uguale a 0. Nel secondo caso, consideriamo ad esempio l'equazione di tipo pura. Questa volta abbiamo visto essere questa qua, ax quadro più c uguale a 0. Bene, su questo c'è da fare un attimo una considerazione, perché la regola che vi dico subito è questa: affinché questa equazione invece non è detto che venga sempre con delta positivo, no, potrebbe venire, e spesso viene, anche con delta negativo. Ax quadro più c uguale a 0, ovvero questa equazione di tipo pura, ammetterà un delta negativo, quindi, tra parentesi vuol dire, non ammetterà soluzioni reali, se a e c sono concordi. Allora, concordi sarebbe a e c hanno lo stesso segno. Quindi, se questi due coefficienti, a e c, entrambi diversi da 0, sono due positivi o due negativi, per intenderci, sappiamo sicuramente che ax quadro più c uguale a 0 non ammette soluzione reale. Tipico esempio, x quadro più 1 uguale 0. Gli studenti lo confondono con x quadro meno 1. X quadro più 1 vale 0, c'è A che vale 1, C vale 1, stessi, attenzione, non stesso valore, possono essere anche, non so, 2X quadro più 3 uguale 0. Entrambe queste non si risolvono, non ammettono soluzioni reali, perché vedete che 2 e 3 sono due soluzioni entrambe positive,
1 e 1 sono due soluzioni, entrambe positive, tra l'altro uguale, ma anche, non so, meno 3x quadro meno 4 uguale 0, vedete che sono due segni meno, non ammette soluzioni reali. Diverso invece il delta, invece sarà positivo, quindi vuol dire che se il delta è positivo la soluzione saranno due reali distinte, se invece A e C sono discordi, discordi vuol dire hanno segno diverso, uno più uno meno, l'altro meno l'altro più. Esempio classico, x quadro meno 4 uguale 0. Il seno di A è 1, il seno di A, no, A e B sono, A e C sono rispettivamente 1 e meno 4, il seno di A è positivo, il seno di C è negativo. Come si può fare? Si porta il meno 4 da, vedete che anche qui non c'è bisogno di applicare la regola risolutiva, naturalmente, né ridotta né quella normale. Trasporto il coefficiente da sinistra a destra, che essendo negativo, portando la destra cambia di segno, diventa positivo. A questo punto cosa faccio? Faccio quello che ho fatto nel metodo del completamento, elevo la radice da una parte all'altra, e come vedete ottengo un modulo di x uguale alla radice di 4, che sappiamo essere 2. Ma modulo di x è più o meno x uguale 2, cioè x uguale più o meno 2. Ecco a dove viene fuori sto segno, ragazzi. Attenzione a queste cose. Non fate le cose in maniera da robot. Ragionateci sulle cose. Ecco qui il nostro, la nostra spiegazione del più o meno. E così vale per le altre. Naturalmente, se non avessimo una radice perfetta, ad esempio, sempre con delta positivo, la questa equazione. X quadro meno 7, anzi 2x quadro meno 7 uguale 0. Faccio questo esempio. Non ci dobbiamo spaventare. Abbiamo che A è 2, C è meno 7. A è positivo, C è negativo. Senza dubbio abbiamo a che fare con un'equazione che sicuramente abbiamo la certezza a priori che ammetterà un delta positivo. Quindi ammetterà due soluzioni. Lasciamo il 2x quadro a sinistra, portiamo il meno 7 da sinistra a destra e abbiamo che, dividendo ambo meno per 2, abbiamo che x quadro è uguale a 7 mezzi. Cosa facciamo? Radice da una parte all'altra, radice di x quadro uguale a radice di 7 mezzi, ricordo che 7 e 2 sono due numeri primi, quindi rimangono radice di 7 e radice di 2, x uguale, modulo di x uguale a radice di 7 mezzi, cioè x uguale più o meno radice di 7 mezzi. Ecco qui la nostra soluzione. Stessa soluzione sarebbe stata se avessimo avuto 7 meno 2x quadro. Stessa cosa, segni discordi, delta positivo. Bene, faccio notare che l'ultimo esempio, che ci porta via evidentemente solamente qualche secondo, è l'esempio dell'equazione monomia. L'equazione monomia, ve l'ho fatto vedere prima, tra l'altro, questo esempio, del tipo quindi ax quadro uguale 0. Questa qui ammetterà sempre due soluzioni che sono sempre 0, x1 2 uguale 0, sempre e comunque. Non c'è altro da dire su questo. In questa prima lezione quindi non abbiamo fatto tantissimi esempi, ma era doveroso farvelo vedere perché è molto importante questa prima lezione sull'equazione seconda ordine. Nella prossima lezione tratteremo delle relazioni fra le radici e i coefficienti di un'equazione di seconda ordine, quindi parleremo di somma di radici, cioè somma di soluzioni, e prodotto di soluzioni, e poi anche di regola di Cartesio, che ci consentirà anche poi, tutto questo che faremo nella seconda lezione riguardante l'equazione di seconda ordine, di risolvere bene le cosiddette equazioni di seconda ordine parametriche, spesso temute dagli studenti. Dopodiché parleremo proprio di equazioni parametriche e dopo potremo iniziare tutta una serie di video tutorial sugli esercizi riguardanti le equazioni di secondo grado. Io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento. Ciao a tutti.